Vorrei parlare essenzialmente, vorrei dire qualcosa sull'Europa e sull'euro, non senza una premessa generale che credo tutti debbano tenere in mente, soprattutto chi ha la sventura di gestire patrimoni, auguri e condoglianze, che questa è un'età dell'incertezza, ossia non sono rischi eggiabili, è incertezza in senso tecnico, quale descritta da Frank Knight in un antico contributo, rischi non assicurabili. O per dirla con un segretario alla difesa americano, ci abbiamo le unknown unknowns, cioè non sappiamo quali siano le incognite. Crisi dell'euro, inizio, confronto con gli Stati Uniti. In termini generali, l'area dell'euro sta in condizioni migliori dal punto di vista di stabilità finanziaria degli Stati Uniti. Guardate tutte le grandezze fiscali, debito medio dell'area, disavanzi medi, quello che volete, la situazione dell'euro dovrebbe essere più solida di quella americana, soprattutto se guardiamo in prospettiva su quello che ci aspetta sui disavanzi americani e in particolare sulle age-related expenditures che sono negli Stati Uniti ben più elevate che in Europa. Tuttavia, questo confronto vale poco perché anche qua fa come... Una cosa ci ha insegnato questa crisi, che l'unione monetaria è un'espressione monetaria e null'altro. Quindi non è confrontabile una situazione dell'area dell'euro, che non esiste in termini reali, con gli Stati Uniti. E l'area dell'euro è una espressione monetaria e null'altro. Prima perché manca uno Stato federale, perché sovente ci domandano che differenza c'è fra gli Stati degli Stati Uniti e gli Stati dell'euro. La moneta è unica, come è unica per la Repubblica Federale Tedesca con i Länder. Bene, manca un sistema centrale di sostegno o di ammortizzatore dei singoli Stati, bilancio federale negli Stati Uniti o in Germania, e inoltre si tratta di giurisdizioni del tutto diverse in cui vi è autonomia decisionale su quasi tutti gli aspetti rilevanti della politica. Basti pensare che non c'è una legge fallimentare uguale nei diversi Stati europei e questo è cosa non da poco nella presente situazione. Quindi questo può spiegare perché dopo che Banca Centrale Europea, Commissione e quant'altro hanno detto: vedete come siamo bravi, noi la crisi non ci ha toccato, la crisi è arrivata qua in termini forse più dirompenti che non negli Stati Uniti. Ed ha investito alcuni paesi. Quali paesi sono stati investiti? Quelli dove c'era una situazione di overspending, dove la spesa, gli investimenti eccedevano i risparmi, se vogliamo tenere a economia 101, quelli in cui in conseguenza si accumulava un indebitamento, e l'ha fatto vedere il dottor Stagna in un grafico di grande interesse, dove si accumulava un indebitamento con l'estero, dove vi era un disavanzo di bilancio di pagamenti. E io rammento a questo proposito che non sono riuscito a trovare traccia in alcuna pubblicazione ufficiale, BCE, Commissione e anche studi, non sono riuscito a trovare traccia di attenzione sull'accumulo di debito estero che si stava verificando in alcuni paesi. Ne ho trovato traccia di attenzione sulla causa di questo accumulo, o meglio, sul combustibile che consentiva questo accumulo di debito estero, l'esplosione del credito in alcuni paesi. In Irlanda e in Spagna, in 8 anni, il rapporto fra credito e PIL è raddoppiato. In Germania è rimasto costante, anzi è lievemente diminuito. In Italia è aumentato ragionevolmente e così in Francia. E oggi quei paesi là si ritrovano o si ritrovavano con un rapporto credito-PIL che è il doppio di quello della Germania. E d'altra parte, di nuovo rinvio a un grafico mostrato dal dottor Rostagno, da dove si vede l'esplosione anche a livello globale, questa esplosione di credito. E vi è stata noncuranza su questo, non voglio dire con questo assolutamente che io o altri ne abbiano trattato, ma su questo vi è stata noncuranza, ritenendosi come elemento generale di saggezza che bastasse
la disciplina fiscale per assicurare la stabilità dell'Unione Monetaria. Mi rivolgo al dottor Ostagno con tutto il rispetto, ma ancora oggi se voglio trovare statistiche sul credito dell'euroarea non le trovo fra fonti BCE. E allora devo andare a pregare gli amici di Banca d'Italia che mi mettano insieme quanto risulta dalle statistiche delle banche centrali di ogni singolo paese. Eppure questo è veramente dovrebbe essere oramai principale, oggetto principale di attenzione. La situazione a breve è quella di questi giorni che si sta sviluppando. Allora, verrebbe da dire, ed è solitamente la risposta banale con cui gli economisti si salvano, che siamo di fronte ad una situazione di equilibrio multiplo. Ossia, noi siamo in una situazione in cui può esserci un equilibrio accettabile e ci può essere un cattivo equilibrio. E naturalmente questo è dire tutto e non dire niente, però è dire qualche cosa, è dire che ne esistono due di equilibri, non uno solo. E le spinte verso, normalmente, le spinte verso un equilibrio cattivo sono, come sempre avviene, dipendono dalle aspettative, da elementi difficilmente collocabili, o dalle dichiarazioni di alcuni capi di governo, di capi di Stato, tutto può servire. Sapete, qua la difficoltà è che è difficile, o mi è difficile, identificare in che cosa consiste il cattivo equilibrio. Allora, nella vulgata giornalistica, i giornalisti sono solitamente turgidi e trucidi, quindi gli piacciono gli scenari estremi, di drammi, la morte dell'euro, ecco, questo qua. La stampa anglosassone più misurata ne parla con una schadenfreude, con una sorta di compiacimento notevole. Ve l'avevamo detto 10 anni fa che era inutile avventurarsi in questa cosa. È un equilibrio possibile, ossia consiste in questo il cattivo equilibrio? Io vorrei, altre volte li ho avanzati, mi scuso per l'eventuale ripetizione, ma vorrei manifestarvi i miei dubbi. E può essere che il cattivo equilibrio sia quello in cui persiste l'euro, ma un euro che tiene in gabbia e che non è vissuto bene. Perché dico questo? Perché quando si dice la fine dell'euro o dissolvimento dell'euro, non è chiaro quale scenario si abbia in mente. Si ha in mente uno scenario di violazione dei trattati? Tutto è possibile, i trattati sono pezzi di carta, un tempo si mandavano alle cannoniere, perché il trattato non consente uscita. Allora, quindi non è che io posso scegliere di guardare, io mi tengo il mercato unico, mi tengo la concorrenza, mi tengo la politica agricola, mi tengo i fondi di coesione, ma l'euro no. Chi è entrato non ha uscita, a norma di trattato. Può uscire dall'Unione, questo sì, perché col nuovo trattato di Lisbona è stata introdotta una procedura di uscita dall'Unione Europea in quanto tale. Quindi chi esce unilateralmente, salvo che non vi sia un'unanimità di consensi per il contrario, perde tutto. Quindi sarebbe vacuo dire alla Grecia tu esci dall'euro che starai meglio. Beh, si perde un bel pezzo di finanziamento comunitario che oggi, se non sbaglio, mi spiace che ci sia il dottor Battistotti che possa confermarmi, che oggi riceve, nonché la libera circolazione dei beni e dei fattori di produzione. Questo come difficoltà legale. Poi esiste una difficoltà tecnica, perché si pensa che uscire dall'euro sia semplicemente pigliare la roba che si ha in tasca e cambiarla in altre cose che si chiamano lire o dracma. No, sì, questo, anche questo. Però pongo alla vostra attenzione i problemi che deriverebbero dalla denominazione in euro di tutte le obbligazioni esistenti, si tratti di debito pubblico o si tratti di obbligazioni private. Faccio presente che in questi casi, se uno decidesse di passare da un titolo di Stato greco denominato in euro a uno denominato in dracma, questo è un default event, è un evento di insolvenza. E lo stesso varrebbe per le obbligazioni private. E in più, naturalmente, non è affatto detto che convenga alla Germania uscire essa dall'euro o che altri escano dall'euro. La Germania ha accampato per suo merito, per carità, per suo merito, ha campato su una svalutazione in termini reali del suo cambio.
perché è stata più disciplinata, perché i costi del lavoro, proprietà e prodotto crescevano molto meno che in altri paesi. E da noi crescevano molto, non per un'esplosione salariale, ma per quella piattezza di produttività, o addirittura per quell'andamento negativo di produttività che è stato richiamato. E dico al dottor Sadun, sì, certo, è a macchia di leopardo, però queste sono le statistiche per l'economia, sul settore industriale ce lo dicono chiaramente, e naturalmente vi saranno poi le macchie del leopardo che possano dire altrimenti, ma possiamo ragionare solo sulla media.